cercando un po' di video così, ho visto un video in cui tu raccontavi gli inizi della tua attività artistica e raccontavi di quando eri giovane, più giovane, e partivi con le tue opere e andavi. E ci racconti un po' quali sono stati i punti così della tua attività a cui sei un po' più affezionato? Guarda Bertole, ti dirò, animali, piante e paesaggio e la natura. Io mi ricordo come rimanevo incantato di fronte a un vigneto. Mi ricordo a 7-8 anni, mi sedevo a un raggio di sole e guardavo i pampini dei rami, dei tralci, no, d'uva. Era una cosa meravigliosa, aspettavo gli insetti, aspettavo il sole che lentamente cambiasse l'orizzonte. Ed era già pittura, perché aspettare la luce che arrivi per poi decidere che tipo di architettura cromatica, no, avevi lì davanti, era bellissimo. E da lì gli occhi degli animali, gli sguardi dei cavalli. Mio nonno afferrava i cavalli e io andavo lì e osservavo gli occhi mentre le unghie fumavano con il ferro incandescente, vedevi il fumo che saliva, il cavallo che si fidava, e vedevi che il cavallo non era lì, aveva un orizzonte interiore. Il cavallo era nelle praterie, era nella taiga, era nella steppa, era tra le erbe della savana. E lì, anche lì, no, queste immagini diventavano subito dopo, perché ho cominciato poi a 12-13 anni, ho cominciato a dipingere, quindi alberi, natura. Quindi hai cominciato molto presto a dipingere. Sì, i disegni col gesso di sarta di mia mamma, li facevo a 3-4 anni ed erano già elefanti, cavalli, tartarughe, cani, gatti, per terra sul pavimento, da sempre. Da sempre, sì. E poi come è proseguita la tua, diciamo, il tuo percorso artistico? Lì il punto è stato capire che farne dono, creare questa filosofia in cui l'animale diventa il portatore di una fiaba vera, in cui gli animali sono veramente la possibilità che ciò che ci alimenta, ciò che ci fermenta, ma dirò di più, ciò che ci impedisce di essere incestuosi come specie umana. Cioè la specie umana ha questo rischio di autoreferenza continuamente. E quindi io penso che mettersi nelle iridi, cercare proprio lo sguardo di un cane, di un gatto, ma anche di una cavalletta, di un maggiolino, di una coccinella, un ragno, diventa evitare l'autoreferenza. E questo è diventato il ponte per cercare di farne una professione. Che poi alla fine è una cosa che alla fine hai Sì, fatto. poi sì, intorno ai 16-20 ho cominciato con le prime mostre personali e da lì poi le mostre hanno funzionato e quindi ho già un procedere. Certo. Senti che ci avvisano che Sì. esistono altre storie più arrivate anche grandi soddisfazioni per Diciamo che sì, sono contento perché fin da subito ho sentito una partecipazione delle persone a questi miei mondi e quindi è andata bene, le mostre in genere sono sempre andate bene, ho potuto scambiare queste mie visioni, le mie filosofie di vita con amici, perché poi alla fine il cosiddetto collezionista poi diventava un grande amico e quindi lo scambio è sempre stato molto sullo stesso piano, in cui ci si dava consigli per affrontare con maggiore efficacia l'avventura di nuovi intenti simbolici, nuove. Devo dire che la soddisfazione, una delle soddisfazioni, sono state tante, che è stata veramente forte, è stata la
collaborazione con Rhonda Moore. Rhonda Moore, la cantante ballerina di New York, che ha abitato a Verona per un po' di tempo, e con lei ho fatto veramente delle cose belle in pittura dal vivo, pittura in scena, quindi una pittura veloce legata alle scenografie, legata all'ambiente del teatro. Abbiamo fatto cose molto molto belle con lei. Adesso è a Filadelfia e insomma... mettendo insieme espressioni artistiche differenti. Eh sì, lì è stato un momento in cui la danza, il teatro si sono mescolate veramente con la pittura, con direi aspetti poetici veramente tra i più intersecati, tra i più giustapposti in un mosaico, in una trama, in un arabesco. È stata veramente bella. Poi altre collaborazioni, sì, i nomi adesso non li ricordo tutti. In Rhonda c'è un po' la sintesi, perché in Rhonda, questa ballerina, cantante, attrice, c'era tutta la natura, aveva questa animalità prepotente, nobile, questa esuberanza, questa muscolarità, questa capacità sottile di percepire gli spazi, i tempi. E quindi la prendo un po' come nucleo, ma le collaborazioni sono state veramente tante, è impossibile nominarle tutte, sono passati 30 anni, quindi è stata l'ultima è la collaborazione che abbiamo avuto per la realizzazione, no, di quest'opera che speriamo insomma riesca a portare un piccolissimo supporto, aiuto. Ecco. Certo. Quando prima abbiamo parlato bevendo il tè, ho avuto la sensazione che per te la tua attività artistica sia la possibilità di accedere ad una dimensione privilegiata e che anche grazie alle tue opere questa dimensione sia accessibile anche alle persone che con le tue opere hanno esperienza. E io spero che accada un pochino questa cosa. Io amo veramente le immagini, perché le immagini diventano sempre confine possibile. Ogni immagine ritaglia ciò che noi sentiamo come momento presente, come possibilità storica. Ogni immagine, ogni segno divide un dentro dal fuori. È importante creare segni, perché i segni riescono a dire che esistono orizzonti plurimi, orizzonti molteplici. Se tu non segni, non scrivi, non dipingi, non suoni, alla fine non hai la sensazione che la complessità faccia parte di te. Ti adatti ad una situazione che è quella della tua misura. Ma tutte le volte che tu decidi di uscire e di fare un passo, cambi la tua misura. La tua misura si rimette in gioco, perché ogni taglio, ogni curva, ogni cerchio crea un di qua e un di là. E non è quello che pensavi, non è quello che eri prima. Cambia sempre. E quindi diventa interessante che qualcun altro accenni a una mossa psicofisica che è quella un po' che hai suggerito, che è un tentativo, che richiede dei compagni di viaggio in pratica. Vedi che così è appunto il bilanciamento perfetto, benissimo. E da quello che dici, Maurizio, mi pare di capire che il segno nelle tue opere diventa come un sentiero, perché delimita il percorso anche concettuale da fare. L'idea del sentiero è proprio giusta, mi piace la parola. E io penso che il sentiero dia fuoco a ciò che è destro e a ciò che è sinistro, a ciò che è il tuo fare. Tutti noi abbiamo le due parti, no? La parte che fa e la parte che sostiene. Mi piace sempre fare l'esempio dello spostamento di una sedia. Chi è mancino naturalmente fa l'opposto, anche lui quello che fa è quello che accoglie. Però è questo gesto, no? Che tu la prendi, la sedia, e qui accompagni, e la accompagni. È già la sintesi di quello che è la vita per tutti. Cioè,
mettersi in gioco per una precisione di intento in cui la volontà agisce ed è un lato del sentiero che porti con te. E poi c'è l'altro lato invece che accoglie continuamente. Continuamente ciò che fai viene accolto per te e per tutti. E più cammini in un certo modo con un'attenzione particolare, più senti l'interazione fra queste due cose, fra ciò che è costruzione e ciò che è capacità di accoglienza, ciò che in qualche modo è la riserva di forze per riuscire a non essere solo. Perché qui alla sinistra c'è la compagnia, qui c'è la zona che accoglie, là c'è la zona che trova. E il sentiero, ci vuole mettere. Sì, il sentiero te lo fa sentire. Guarda, ti dico una cosa che io penso, sai perché i militari vengono fatti marciare? Perché non ci sia differenza. E tu qui hai capito. Il cervello si mette in riga, il corpo si mette in riga, ma perde la capacità di scegliere cosa fare e come accogliere. Più tu marci e più ipnotizzi il tuo cervello. È come se i due emisferi si sfregassero nel corpo calloso e gli aspetti critici. Certo. Quindi sì, sembra una ginnastica, sembra in realtà è una rinuncia. È un'ipnosi indotta che piano piano arriva. Certo. A un mese, quindi ormai, non so, dovrebbe essere 40 giorni, mi dicevano sì, da piccoli. Ormai. Quando da piccoli ti facevi male con un chiodo, no? Se entro 40 giorni, no? Ora sopravvive. Cioè, io avevo l'ansia tutte le volte che un chiodo, figlio di ansia. Pensa a te. È vero. Pensa a te. E adesso il quadro che così gentilmente hai voluto regalare a Ponti per questa iniziativa di beneficenza ha un significato molto profondo e me l'hai raccontato un paio di volte e tutte le volte che lo racconti mi piace di sentirlo. E lì è nata proprio la volontà di creare un orizzonte che si può trasportare. Se noi non siamo capaci di andare verso quell'orizzonte, l'orizzonte può arrivare a noi. E la schiena del cavallo è stata l'idea giusta. L'orizzonte l'ho messo trasversale sulla groppa del cavallo e ho pensato questo orizzonte ci porta cose. Ed ecco che le cose erano un bambino che ha le fattezze un po' di varie razze, no? Oriente, Occidente, nativi americani, qualcosa di europeo, cioè, ho cercato di fare un misto, che si siede a un lato del cavallo, in questo caso è alla sinistra, no, del cavallo. Alla destra ci doveva essere qualcosa che potesse controbilanciare il peso psicofisico del bambino. Naturalmente non ho pensato a un altro essere umano perché diventava insomma una simmetria. L'animale c'era già, che è il cavallo, e quindi questo trasporto molto imperioso, no? E di potenza. Ecco che una grande rosa sproporzionata, una rosa che è carne, è rosa, è la biologia del corpo con la sanguosità dei corpi. Nello stesso tempo ha le fattezze, i petali di un fiore e l'ho giocata su proporzioni psichiche che potessero tenere in equilibrio il bambino. Quindi alla destra c'è questa rosa rossa e ci sta il rosso perché il rosso è proprio il fare, è la capacità di creare forme. E alla sinistra c'è questa nostalgia, questo bambino che ha lo sguardo nostalgico, un sorriso dolce e amaro che si fida. Si fida di ciò che sta avvenendo, si fida del cammino del cavallo che avanza verso di noi. Il cavallo è sicuro, un orizzonte è sicuro, è un limite, no?
e ciò è il limite che ci viene a prendere, perché noi possiamo discioglierlo. E quindi il cavallo porta questi nuovi significati sulla groppa, questa trasversalità, e noi siamo qua, dobbiamo capire cosa possiamo fare per fare in modo che l'equilibrio resti. Non possiamo togliere i fiori, non possiamo togliere neanche l'uomo dalla realtà, possiamo fidarci dello sguardo però di un animale che ha una lontananza, che va in un tempo che non sappiamo, che per noi non c'è, forse ci sarà. E quindi è un equilibrio in movimento, in viaggio, potremmo forse dire, e in cui un po' dobbiamo fidarci e farci portare. Direi di sì, dobbiamo proprio cercare di immaginare che ci sono piante, ci sono fiori, ci sono animali che costruiscono la nostra anima, o la nostra psiche, che Dio si voglia, insomma, anima, psiche, capacità di filtro dell'esperienza. Io penso che noi siamo, come tutti gli esseri viventi, dei filtri, e questi filtri devono accedere per filtrare e fare il lavoro, hanno bisogno proprio di esperienze che passino attraverso noi. E quindi penso che la cosa più giusta non sia continuamente farci passare, trapassare tra esseri umani, perché il discorso diventa incestuoso, diventa autoreferenziale. Ci sta fino al punto in cui facciamo del bene, riusciamo a tenere sollevata una persona, e quindi è come quando vedi un ferito per la strada, è un ferito che sia un cane, un animale, anche una pianta buttata via, l'istinto è di salvarla in quel momento. Poi, però, passato il momento in cui l'essere è in salvo, ci vuole qualcosa che riesca a fertilizzare, che riesca a inserirsi, qualcosa che non fa parte della realtà che conosciamo e faccia parte invece di ciò che non sappiamo. E quello che non sappiamo di più in questo momento è cosa sono le piante, cosa sono gli animali e cosa siamo noi. Non lo sappiamo. E io spero, insomma, che bagliori qua e là riescano a portarci attraverso quel sentiero. Vediamo cosa succede. L'avventura continua. È meraviglioso. Madonna, che facciamo questo filmato, mi sto emozionando anch'io.